melanzane, quindi agosto, pieno periodo delle melanzane, quasi stanno finendo. Come le facciamo? Facciamo delle polpette di melanzana, con fritte buone, già sono buone, quando si parla di fritte già sono buone, con all'interno questa, la provola affumicata. Questa è roba che viene dalla campagna, strepitosa, quella affumicata, meraviglioso. E poi l'accompagneremo con che cosa? Una piccola salsetta. Prima pensiamo alle melanzane. Che cosa si fa? Si prendono le melanzane così, anche diverse tipologie, però che cosa accadrà? Che queste si cuoceranno prima perché sono più piccole e queste più tardi perché è più grande. Allora, mettete al forno 180 gradi e lasciate cuocere le più piccole per 20 minuti, le più grandi per 40 minuti. Una volta cotte, le faccio vedere già cotte, l'apro così, morbida morbida, guardate la polpa, così, ed è pronta. Poi ho cotto anche l'aglio al forno e vi farò vedere che sarà utilissimo, utilissimo, capite a me? Allora, quindi, così, ecco qua, prendo la ciccetta, qua tutta ciccia, vado e metto lì dentro. Vedete, con cucchiaio facilmente, e ancora sono calde, eh? Perfetto. Una volta lasciate un po' scolare, un po' rotte così col cucchiaio, guardate, ecco qua, metto qua dentro, sentite, attacca, la musica nostra, siamo pronti, eh? Allora, che facciamo? Gli diamo il gusto. Che cosa? Allora, io andrei con del parmigiano, così assorbe anche l'umidità. Un po' di sale, un po' di pepe, se vi piace il pepe, tutto facoltativo. Poi, il basilico vi piace? A me sì, da morire. Quindi metto anche il basilico, coltello ceramica così. Non si rovina, non diventa nero, non si ossida. Metto dentro, giriamo. Vogliamo sentire? Che dite? Assaggiate sempre, la melanzana può essere più dolce, più amara, assaggiate. Già buona. Allora, un ovetto, lo rompiamo. Un po' serve per apprendere un po' anche la polpa delle melanzane. Basta così. Poi l'aglio, guardate qui, guardate che figata, guardate qua, seguitemi, e qui c'è solo la crema di aglio, guardate, perché l'ho cotto in forno e sarà molto delicata, ecco qua, perfetto. Giriamo, bene bene, se vedete che ancora è troppo bagnata, e lo vedete da quando muovete l'impasto, vedete? Che fate? Così. Poco poco poco, un po' di pane che assorbe l'umidità. Poi passiamo al secondo passaggio. Mi raccomando, fatele scolare bene. Io oggi sono andato di fretta perché vi devo far vedere come si fanno queste polpette. Voi avete più tempo, fatele, lasciate scolare. Allora, i dadini della mia provola meravigliosa. Buona, affumicata vera questa. Non so, Gioia. Prendo l'impasto. Così, allora perché affumicata? Perché ci sta da Dio, da paura, ci sta benissimo. Poi qui vado senza uovo, senza niente, zacchete, vai così, vai, bella, tanto l'umidità la prende, prende il pangrattato. Io ho fatto un misto di pangrattato, quello sottile sottile, e poi ho messo anche del pangrattato lì proprio dorato per le fritture. Parto, eccole qua, andiamo a friggere. Allora, piano piano, sono brutte, non so, tonde perfette, ma però abbiamo fatte leggere, senza farina. Guardate qua, nel frattempo facciamo la salsa, quindi un goccino d'olio, poco poco ma buono, rametto di basilico. E intanto qui guardate che meraviglia. Ah, che spettacolo, ragazzi. Intanto butto le altre. Vai. Mamma mia, che bellezza. Metto l'aglio in camicia, eccolo qua. Guardate, o la cipolla, come volete voi. Pomodoro pelato. Fresco, È estate, così bello, rotto con le mani. Guardate qua che roba. Che profumo, che bontà. Che cos'è? Sozzo qua.
Vabbè, fa niente. Levo il basilico e l'aglio, aggiungo pochissimo sale, poco poco, giriamo, così un po' lentino deve essere, che si deve inzuppare. Stop, basta. Mettiamo qua la robetta, mamma mia, che spettacolo. Ecco qua. Prendo quelle che sono uscite prima. Dovrebbe essere questa? No. Tutte calde, sono, mamma mia. Vabbè. Che bontà. La bontà. Ci avete sente? Un crapper alla marmellata. Invece se c'è la marmellata ci sta. La provola e il sughetto questo qua di pomodoro. Mi raccomando, finché siamo in stagione facciamo questi piatti. Strepitoso, buono, anche per i bambini, fagli mangiare verdure. Provato, stagionale, economico e una bontà. Yeah, guardate qua, che spettacolo. Mamma mia. Questo è proprio golo, è gola profonda, va, guardate qui. Oh. Mm. Poi sta affumicato, ci sta da paura.